Ciao! Oggi parliamo di occasioni un po' più formali. Vi farò vedere gli outfit che ho pensato per affrontare un colloquio di lavoro oppure una giornata in ufficio. Restate con me! Sembra che vada a servire un catering. Anzi, volete degli stuzzichini? Vabbè, premesso, nessuno vieta di mettersi una normalissima camicia bianca e dei pantaloni neri per affrontare un colloquio di lavoro o qualsiasi altra occasione formale. Ma noi vogliamo rimanere impressi al nostro interlocutore, giusto? Un abbigliamento che ci fa sentire a nostro agio può aiutarci anche in sede di colloquio. I capelli, non come me, ok? Quindi un raccolto o un semi raccolto in modo che si scopra bene il viso. Ad esempio, una pettinatura che comunque lascia il viso scoperto. Vabbè, un mezzo raccolto e che permetta al vostro interlocutore di guardarvi interamente. Evitare tutti i gesti di autocontatto, cioè autocontatto, quindi io tocco le mie parti del corpo, il collo, il petto, i capelli. Perché vi dico questo? Perché il fatto di toccarvi, no, continuamente distoglie un po' l'attenzione del vostro interlocutore da quello che state dicendo, perché è troppo impegnato, diciamo, a interpretare tutti i segnali del vostro linguaggio non verbale. Va bene gesticolare, perché gesticolare comunque per accompagnare il discorso aiuta a mettere anche più enfasi a quello che state dicendo. Torno, io ce l'ho tutti questi gesti di autocontatto. E accessori. Io vado sempre sul sicuro, quindi punto luce, degli accessori discreti. E questi qui sono Swarovski, semplicissimi, anche perché gli Swarovski brillano molto di più di un orecchino che magari costa anche di più. Volevo studiare con voi dei possibili outfit per delle occasioni abbastanza formali. Intramontabile tubino, nero o vestito nero. Io ne ho tre, ve li faccio vedere, ho tre tipologie. Tre lunghezze diverse, tre abiti diversi per posizioni variegate. Qui ho un vestito che si stringe così. Uno scollo importante. Questo arriva sopra il ginocchio, formale ma non troppo, quindi insomma o blu o nero, quindi tubini e vestiti morbidi vanno molto bene per affrontare un colloquio di lavoro. A seconda della forma del corpo, insomma, sceglieremo il taglio che più ci si addice. Ad esempio, se la tendenza è quella di accumulare il grasso nella zona, insomma, della pancia, sceglieremo un taglio a impero, quindi qui stretto e poi che scende, diciamo. Se invece siamo a triangolo invertito, scegliere qualcosa che si allarghi nei fianchi, no? Per riequilibrare un po' la figura. Invece la clessidra può osare, insomma, con tutti i tipi di vestiti, magari stringendo sempre il punto vita per dare risalto, insomma, alla figura. Se invece abbiamo il fisico a rettangolo, opterei per dei vestiti che creino un po' un gioco di volumi. Questo vestito, secondo me, è molto adatto per colloqui, situazioni formali, ma non troppo. Ecco. Poi, per lavori di ufficio, è un classico tubino. Arriva
sotto il ginocchio. È un vestito abbastanza formale e abbastanza elegante. Bello attillato, un'altra tipologia di vestito nero sempre, per posti ecco che richiedono un abbigliamento meno formale, una cosa del genere, che è uno scamiciato nero, ha delle taschine. Ecco, se un abito ha delle tasche, al di là del tessuto, appare sicuramente meno formale, quindi meno elegante, solo per il fatto che ha le tasche, quindi. Insomma, questo scamiciato con una cinturina in vita e arriva al ginocchio. Questi erano i vestiti a seconda, insomma, della posizione. Quindi abbiamo uno scamiciato, quindi non elegante, un abito formale elegante a tubino, quindi sotto il ginocchio, e un abito che è una via di mezzo tra il non formale e il formale, sia per il tessuto che è un pochino più spesso, sia per lo scollo e per la lunghezza, perché questo arriva un pochino sopra al ginocchio. La posizione che dovrai ricoprire richiede che tu debba stare sempre in movimento o sempre in piedi. Puoi presentarti con il tubino, tacco 12, quindi insomma. Allora, a proposito dei tubini, per ruoli dove è anche richiesta una certa estrosità, una certa originalità, perché non optare per un tubino dal taglio comunque sartoriale? Però di un bel colore acceso. Per non farti dimenticare, un abito a tubino colorato. Questo arriva sotto il ginocchio e tutte le cose sotto il ginocchio parlano di eleganza, secondo me, che metterei con una scarpa con un tacco importante. Ce lo possiamo permettere. Metterò anche gli accessori, quindi scarpa e borsa. Porta documenti o porta curriculum, perché è molto importante anche avere qualcosa di adeguato per mettere i nostri documenti e per dare l'idea di ordine. Le amanti delle tute intere, io consiglierei una tuta nera in modo che il tessuto scivoli e accompagni le forme senza mettere in evidenza però i rotolini. Ora vi sto mostrando tutte cose per la stagione 1 e poi con le braccia scoperte perché vogliamo ovviamente evitare il problema degli aloni che se comunque state raggiungendo il luogo del colloquio e avete sudato molto ed è normale, ci viene in aiuto il disinfettante perché il disinfettante uccide i batteri e i batteri comunque causano il cattivo odore. Quindi io consiglio sempre di portarvi salviette e deodorante perché insomma un colloquio di lavoro può anche mettere ansia. Quindi è normale, insomma, sudare, però con il disinfettante voi potete tamponare la situazione. Poco disinfettante, che comunque non durerà a lungo, però magari per quello che interessa a noi il tempo del colloquio. Quindi, dicevamo, per le amanti dell'eleganza, ma non amanti dei tubini perché non vogliono scoprire troppo le gambe, oppure perché non sono passate dall'estetista, una tuta nera come questa, elegante, non troppo scollata dietro o davanti, perché ricordiamo che è sempre un'occasione che richiede una certa decenza, ecco, tuta o nera oppure colorata, una tuta bianca anche.
se la trovassi. Quindi nera, bianca, secondo me andate sul sicuro. Con fantasie non tanto appariscenti, con fiori non tanto grandi, insomma, una fantasia delicata, anche una texture delicata. Mentre aspetto di comprare una bella tuta bianca che posso benissimo abbinare con il mio blazer bianco, ho pensato a dei pantaloni bianchi. Allora, questi pantaloni sono veramente la mia salvezza, perché prima di tutto sono a vita alta, sono ricamati. Quest'anno andranno di moda queste texture, saranno in voga i tessuti lavorati. E quindi, niente, io quest'estate ho preso questo pantalone qua in un negozio qui in Svizzera. Il taglio è regular, ha uno spacchetto qui, bello coprente perché insomma con i colori bianchi bisogna stare attenti ovviamente alle trasparenze, che stringe un pochino in fondo, così possiamo mettere anche una scarpa col tacco oppure una scarpa con il tacco da abbinare o a una blusa. Io ho scelto per l'occasione questa qui che è in seta. Ha dei motivi, insomma, qui molto delicati. Non è lo stesso punto di bianco, ma insomma, era per farvi vedere. Quindi, se avete un pantalone bianco e riuscite a trovare una blusa, magari in poliestere, perché vi farà sudare, ragazzi, insomma, un tessuto fresco, magari investite in una maglia dal buon tessuto, che poi sicuramente vi ritroverete, e un pantalone bianco, quindi per fare proprio un total white. Eccolo qua. Poi ve lo faccio vedere indossato. Gli accessori qui, secondo me, devono comunque essere delicati, discreti. Quanto riguarda invece le scarpe, una ballerina. Una scarpa neutra con un po' di tacco. Se invece non riuscite a trovare una blusa dello stesso colore, io non impazzisco per i pois, però sono abbastanza eleganti. Potete optare una camicetta, così, eccolo qua. Vita alta, quindi blusa dentro il pantalone e magari un girocollo. Perché no? La scarpa bianca ci sarebbe benissimo, ma va bene anche un colore neutro. Poi pantalone a vita alta è questo qua, con la cintura incorporata, fresco dal tessuto insomma leggero e una maglia un pochino più lavorata che io abbinerei alla blusa bianca. Ecco qua, dalla trama molto molto semplice, qui abbiamo dei fiorellini piccoli che aiutano anche a snellire, al contrario di quelli grandi. La stessa camicetta di prima che avevamo abbinato con il pantalone bianco, però dato che la trama ha anche il bianco, insomma, tra i colori, perché no? Ecco qua. Semplice, elegante. Ma non banale. E poi è una cosa che abbiamo tutti. Poi, se volete essere sportivi, però non col solito jeans, qui ho un vestito fatto a polo lungo, ok? Quindi può arrivare anche ben sotto il ginocchio, come questo. Io eviterei altri colori per quanto riguarda i vestiti a polo, quindi nero-blu. Scarpa
anche aperta, va bene, con un tacco. Io appunto ho i sandali blu e metterò quelli. Sì, non rinunciamo al jeans. E comunque abbinato bene anche un jeans Già può scuro. dare, diciamo, l'impressione di eleganza. Con l'usa trasparente così. Questa è abbastanza elegante. Metterei una canottiera semplicissima nera sotto. Comunque va bene il jeans, ma appunto abbinato ad una maglia un pochino più ricercata può trasformarsi. Poi a seconda del jeans, ad esempio se voi mettete un pantalone a palazzo scuro e una maglia lavorata come questa in pizzo, ci sta molto bene. Una punta di tacco, accessori come abbiamo detto non troppo vistosi, io opterei per delle perle. Vi faccio vedere delle opzioni anche per quanto riguarda gli accessori di perle, però sempre molto molto discreti. Due, così, dei brillantini, semplicissimo, braccialetto, che sto indossando ora, oppure uno più lavorato, così, da mettere al braccio, collanina e un braccialetto e orecchini tranquillissimi. Questa è la mia combo preferita quando vado a fare i colloqui. Braccialetto abbastanza originale, poi messo qui, mi piace moltissimo. Altrimenti possiamo giocare con le spille. Ad esempio, vogliamo mettere una giacca particolare, ma il bottone è anonimo. Ci mettiamo una spilla. Io ho questa qui, dei gatti, perché mi piace. Una bella borsa e un bel portadocumenti, anche se non è in pelle uguale. Ho optato per questa perché insomma riprende il marrone, che continuerà ad andare di moda, quindi insomma, siccome non mi sta proprio bene bene al viso, uso per quanto riguarda gli accessori. Ah, sì. Scusate, sono un po' sprecisa. Ma almeno con un portadocumenti, anche se siete sprecisi, diamo l'idea di essere precisi. Una buona ripartenza a tutti. Grazie per essere stati con me. Ah sì, questo qui è un semplice abito. Però essendo un pochino così lavorato e con i giusti accessori, anche se è di maglina, insomma, penso che per un colloquio sia abbastanza adatto. Va bene. Ho un animale dietro. Scusate, ma nel mio stabile ci sono dei lavori, quindi è impossibile stare di là. Mi sono un pochino arrangiata qui. Fatemi sapere se la location non vi incute timore. Dai, il leopardato è comunque di moda quest'anno, quindi ci può stare.